Ciao ragazzi, bentornati da Motoragento. Oggi siamo con Simone e stiamo per consegnargli la sua nuovissima Kawasaki KR1S. Simone, presentati, racconta un pochino la tua storia. Sono un appassionato di moto due tempi, anni 90, e cercavo questa moto da tempo, l'ho trovata in buone condizioni, mi è stata fatta una proposta anche buona e quindi ho valutato di portarmela a casa in fretta. Cosa hai intenzione di fare con la moto? La moto la userò principalmente per dei raduni storici, appunto, di questi modelli di moto, qualche giretto breve. È una moto che ha bisogno un po' di attenzione, non è una moto da tutti i giorni per andare a lavorare, però dà delle soddisfazioni che secondo me le moto moderne non danno. Racconta un pochino la tua storia da motociclista, cioè che moto hai avuto? Io sono partito a 16 anni con 125, un NSR 125 che ho tuttora. E poi ho comprato diverse tipologie di moto, dall'RSV4 a moto da enduro, a MV Agusta F3 RC. Attualmente, come dicevo, ho diversi due tempi. Ho un 998, una Street Fighter, però diciamo che queste moto qua danno un'emozione che è soprattutto d'accese. È diversa rispetto alle moto moderne quattro tempi. A me piace molto, mi piace la linea, mi piacciono i colori, mi piace il sound, e sono contento di portarmela a casa. Anche perché comunque diciamo c'è una moto che in Italia sono state esportate veramente poche. In Italia ne sono state portate poche, ufficialmente da pochi concessionari, poi qualcuna è arrivata tramite importazione estera come questa. Sono moto che non piacciono a tutti, sono moto che non capiscono tutti. Per me è meglio così sotto un punto di vista, perché almeno... Io non l'ho comprata per investimento, ma l'ho comprata perché mi piace. Quindi sono contento, era la moto che cercavo e mi fa piacere portarmela a casa. Come ci hai conosciuti? Allora, vabbè, a parte un passaparola di un caro amico che non c'è più, poi comunque vedevo sui social, Facebook, Instagram, le vostre recensioni, le vostre pubblicità, e non ero mai venuto, quindi la prima volta che sono venuto è proprio perché ho visto l'inserzione di questa moto su internet. E quando sono venuto ho visto che comunque avete un parco moto che può soddisfare tutti, quindi sono contento di essere venuto a vedere anche delle moto che probabilmente non vedrò mai più nella mia vita. Quindi quale ti piace di più tra tutte quelle che abbiamo? Ma sono molto, mi piace molto l'RC45, le moto diciamo anni 90, l'R7, la Honda RC45, i vari NC30, ci sono diverse Ducati, Tamburini molto belle, anche le moto moderne sono belle, però non mi scatenano non con la passione che ho per le moto anni 90, sarà perché sono di quegli anni. Sei rimasto soddisfatto di come è stata trattata la moto? Nel senso, sei stato in contatto con i meccanici, immagino, sì, con Salvatore? Sì, la moto è stata
a mia inaspettato, perché io non me l'aspettavo, è stato comunque aperto il motore, è stato controllato il motore, mi è stata data una garanzia di un anno su una moto che, insomma, una moto di 30 anni, due tempi, non è facile che tutti ti diano una garanzia di un anno. È vero che io la userò poco, probabilmente in un anno la userò due volte o tre, però comunque è tanta roba e sono rimasto contento di questo, ecco. Ok. E senti, ti faccio l'ultima domanda. Consiglieresti moto argento a qualche amico, parente o appassionato? Sì, consiglio. E, più che altro consiglio magari anche qualcuno che vuole fare, non so, una permuta, piuttosto che vuole una moto particolare. Ecco, ci sono moto molto particolari che si fanno fatica a trovare in giro, e soprattutto sono moto che richiedono anche della competenza tecnica, perché da un privato non puoi trovare. Ecco, su queste moto affidarsi a un privato è un po' un rischio, per la mia esperienza, perché comunque hanno dei prezzi più alti rispetto a moto normali, e se c'è una grana si spende tanto. Quindi avere una moto magari pagata 1.000-2.000 euro in più, però essere sicuri che ti porti a casa una moto a posto, che te la puoi godere quelle poche volte che la usi senza preoccupazioni che non si accenda, che si ingolfi, che si impanni, è buono, insomma. Io penso, per la mia esperienza, che sia meglio portare a casa una cosa a posto che tribulare dopo per cercare di farla andare bene. Ok, fantastico. Grazie mille, Simone. Grazie a voi. È stato un piacere. E niente, ragazzi, ci vediamo alla prossima. Ciao ciao. Ciao ciao!